Riscatto dopo anni di attesa, il Foggia torna in Serie B, matematica e certezza conquistata sul campo contro il Fondi in Lega. Contrasto alle organizzazioni mafiose, tutela dell'ambiente, Leone De Castris si insedia a capo della Procura di Lecce. Alessandro Gassman, mattatore del Bifes, nella prima giornata di incontri e proiezioni, il ruolo, l'impegno di Rai Cinema. Il Bari alle prese con una crisi inaspettata, dopo l'ennesima sconfitta squadra in ritiro, i play-off sono ancora raggiungibili. Tennisti azzurre ai play-off nel secondo gruppo mondiale di Fed Cup, sul centrale di Terra Rossa di Barletta, Errani e Trevisan battono Taipei per 3-1. Buonasera dal TGR Puglia, un'apertura consueta per il nostro telegiornale. Lo sport caratterizza questa domenica pugliese per non pochi eventi, ma soprattutto per il ritorno in B del Foggia che ha conquistato oggi contro il Fondi in Lega Pro, la matematica certezza del salto di categoria. E a Foggia è una grande festa perché il successo calcistico assume anche risvolti di riscatto. Tutto nel primo servizio di Sergio De Nicola. Il digiuno dopo 19 anni, il Foggia torna in Serie B. Gioia e l'esplosione della piazza centrale di Foggia, dove dalle prime del pomeriggio migliaia di persone sono riversate per festeggiare la promozione in Serie B. La gioia resta negli spogliatoi a fondo della partita. Il Foggia è inserito in inferno tra Lega e addirittura sono la B, non l'hanno mai i più felici. Non nascevamo con la Serie B. Tendissimi. Il sele della città per il bagno promozionale. Mai. È un'emozione grande per me. Sera del Pullman con società. Più ricorrente. Tuso. Inizia la finale. Al Foggia. Promozione. Stato parecchio. Rossone. Due reti a zero, le marcature di Mazzola, Fondi prima a corce, colpo pareggio di rigore, sommato da c'è solo il tempo fino a le scossa sismica e